Buongiorno a tutti, noi siamo i ragazzi del Digi Rossi di Vicenza, siamo qui per esporvi il progetto che abbiamo fatto l'anno scorso, il progetto Wild. Il progetto Wild è un progetto open source che ha uno scopo ben chiaro e preciso, cioè quello di aiutarci in casa. Beh, ci aiuta con il consumo e il monitoraggio della corrente, però da basici e semplici ragionamenti. E quello è questo, ti distacchi in posto. Beh, sto parlando di gente che sa dell'argomento, ma comunque faccio una piccola digressione su cos'è il distacco imposto. Il distacco imposto è la cosa che avviene a livello di contatore. Quando la potenza massima erogata viene superata. Quando questa potenza viene superata del 10%, avviene, si entra in rischio di distacco, che subito dopo verrà seguito dal distacco imposto, quindi dalla caduta forzata della corrente elettrica. Beh, questo ha dei nomi disagi, in quanto nella tesi della nostra DC ferma, che viene ancora male, quando ci torna a casa dopo aver fatto ripartire il contatore che di solito è fuori dall'abitazione. E tutti gli altri elettrodomestici si fermano, fabbrica, azienda, colleghi ancora in più, le macchine si fermano, gli operai non possono lavorare, in più se si sera i colleghi aumentano, per un semplice motivo, si è il buio. Beh, tutti questi problemi grazie al progetto Wipad vengono risolti perché si viene avvisati in tempo del quale si va a rischiare di entrare nella fase di rischio di distacco. Beh, oltre a questo c'è il consumo e i controlli elettrici, quindi si sa quanto si va a spendere. Ci sono dei grafici che hanno fatti da MCMS, un software gratuito e online, che ci permette di ricevere dati e di elaborare sotto forma di grafici. Avere un grafico che spiega come andiamo a consumare la nostra corrente è molto importante, perché a casa abbiamo vari elettrodomestici come la bistecchiera con la resistenza, il forno e altri. Ci sono elettrodomestici sempre accesi, quindi non si può andare a cambiare l'uso, ma se si viene a sapere che la nostra bistecchiera consuma 2000-2500 watt e si fanno i conti di quanto costa quella corrente per far funzionare quella bistecchiera, forse conveniva andare in macchina, andare fino al ristorante e comprarsi la bistecca al ristorante, costava meno di cucinarsi la casa. Altra cosa, si sa dalla notte dei tempi che le lampadine LED consumano meno e costano meno di quelle analogiche, ma non sappiamo quanto. Se sappiamo quanto costano in più le lampadine analogiche, le buttiamo via tutte anche se sono sane e compriamo quella LED, costa meno, sono più longeve e costano meno di quello. Beh, oltre che sono consapevole di tutte queste cose meravigliose, mi chiedete, ma come fai a essere sicuro che hai esattamente il consumo elettrico a casa mia? Non puoi toccare il contatore, ed è bene. Se ci metti una pinza per aumentare in sequenza, tocchi e rompi le scatole. Ma che lampeggia? Avete visto tutti quanti che c'è l'LED lampeggia? Ho detto, ma non lampeggia a caso? Lampeggia ogni volta che viene consumato un watt. Beh, ogni volta che viene consumato un watt, quella LED lampeggia è allora, posso raccogliere il dato? Uno dice, mi metto di davanti a LED tutto il giorno, conto ogni volta che LED lampeggia. Non puoi farlo, è da pazzi. Quindi conviene lasciare il lavoro alla tecnologia open source. Siamo a una conferenza di tecnologia open source, perché non parlare del principe di Arduino? Poi di Raspberry, ma c'è MS che lo supportano e permettono di fare tutto quanto il lavoro posto nostro. Quindi il progetto Wild va a fare i conti per noi. Quindi noi possiamo usare il nostro preziosissimo tempo in modo molto più importante. La tecnologia open source va aperta per esempio per questa enorme mole tecnologia. Ora, molti quando sono venuti nel nostro tempo, sì vabbè, avete fatto un progetto che per un neofita è improponibile. Beh, non così tanto. Molti di voi sanno che della tecnologia open source, per esempio questa qui, quindi una fotoresistenza, Arduino, eccetera, eccetera, queste sono componenti elettroniche. Ok, Arduino è open source, anche le componenti elettroniche lo sono, ma non è che sono facili da digerire da voi. Tutta questa documentazione, quanto è complicato usare queste cose? Non così tanto, in quanto online c'è un sacco di documentazione perché moltissime persone la usano e tutte queste documentazioni che la persona le usa le mettono in rete. Beh, da un punto di vista scolastico questo progetto è fatto da alunni di terzo anno superiore dei Rossi, quindi è una dimostrazione di qualità della nostra scuola, ma anche una dimostrazione che una persona che studia roba tecnica non gli è così impossibile fare una cosa del genere. Beh, questo è il progetto Wild. Noi siamo dei Digi Rossi di Vicenza e lascio la parola ai miei due compagni, Dario Pelattiero e Fasolo Nicolò, per le cose più tecniche. Grazie. Buon pomeriggio, buonasera.
detto quello che qual è il fine, diciamo, del nostro progetto, già esposto dalla parte, no? Allora, innanzitutto il contatore, ovviamente è un dispositivo che abbiamo già a casa, noi abbiamo dovuto riprodurlo anche per quanto riguardava la presentazione che abbiamo fatto a Non avevamo a disposizione un contatore, di conseguenza abbiamo utilizzato un Arduino, in questo caso un Arduino 1, diciamo una piccola periferica, non ci serviva grandissima cosa per ricondurre un contatore, bastava un LED. E per invece creare, diciamo, un qualcosa, una scheda in grado di per quanto riguardava la fase di raccolta dati, okay, e dopo la successiva trasmissione di questi, che questa comunque è materia che lascio al mio collega Nicolo Fasolo, ci serviva, diciamo, una scheda decisamente più complessa. In questo caso la scheda era Arduino Mega, okay, sul quale abbiamo caricato un programma decisamente più impegnativo, il quale poteva liberamente girare grazie, diciamo, alla flash memory decisamente maggiore rispetto a quella dell'Arduino 1. Parliamo di 326-28 kilobyte, a differenza dei 32 standard di Arduino 1. E questo sketch, diciamo, per quanto complesso sia, molto semplicemente cosa fa? Raccoglie la pulsazione del LED prodotta dall'Arduino 1, la va a raccogliere in un contatore, quindi una variabile intera, nulla di che, e questa variabile viene permanentemente incrementata. Come potete vedere nell'immagine, la breadboard, diciamo, alla quale, anche se non si vede, collegata all'Arduino Mega, sulla breadboard viene montato un piccolo LED che decisamente non si vede, che comunque è un vantaggio dal nostro punto di vista, in quanto ci permette dopo di capire se l'Arduino Mega riesce a collegarsi ad internet tramite il Raspberry, che comunque parlerà Nicolò Fasolo, e monta anche una breadboard, anche uno schermo LCD, in quanto nel caso l'utente non avesse collegamento ad internet per vedere sul sito web MCMS, del quale parla comunque Nicolò Fasolo, il consumo istantaneo dei watt, può comunque consultarlo da appunto questo schermo LCD, quindi abbiamo una visione, diciamo, online e offline del consumo dei watt. Detto questo, l'Arduino Mega, oltre a contare i watt, misurarli e mostrare il dato tramite appunto lo schermo LCD, cosa fa? Li trasmette su porta seriale, sulla porta COM che hanno a disposizione tutti gli Arduini, chi più chi meno. Ad esempio nell'Arduino 1 abbiamo un'unica linea di comunicazione seriale, nell'Arduino Mega invece ne abbiamo ben 4, quindi si può fare molto molto di più. Va a spedire il dato tramite porta seriale, per l'appunto, all'altra scheda, quindi al Raspberry, il quale tramite un altro, non diciamo sketch, ma programma più che altro, perché è scritto in Python, quindi un vero e proprio linguaggio di programmazione dal mio punto di vista, una volta trasmesso verrà poi rielaborato una seconda volta, e dal singolo consumo momentaneo dopo deriveranno altre variabili, quali il consumo ogni 10 secondi, 30, ogni minuto, che verrà comunque dopo ripreso e spediti questi diversi dati, diciamo, elaborati sul sito. E detto questo, diciamo che era la prima parte dal punto di vista hardware. Lascio il discorso per quanto riguarda la scheda su cui gira il programma in Python, quindi Raspberry, e un attimo il sito, quindi MCMS, a Nicola Fasolo. Buonasera. Riprendendo il discorso del mio compagno Daniel, dopo aver elaborato i dati, Arduino li trasmette su porta seriale ad un mini computer che è Raspberry. Questo Raspberry utilizza un sistema operativo derivato da Linux, Raspbian. Noi abbiamo sviluppato poi per questo Raspberry un software in Python che elabora, diciamo, i dati presi da questo Arduino, li scompatta in un formato concordato insieme all'Arduino, li divide e invia le informazioni a un sito web che è mcms.org, un sito web open source che ci permette, diciamo, di costruire una dashboard e un'applicazione con dei grafici per vedere in tempo reale un consumo totale dall'accensore del dispositivo fino al momento in cui si visualizzano i dati e un consumo istantaneo ogni 10 secondi. Grazie a questo vengono visualizzati poi dei grafici in cui si può consultare
in maniera molto più semplice i dati. Passando al software in Python, abbiamo preso, diciamo, i dati dal qualche seriale, riconvertiti e eseguito una richiesta CURL al sito web che, dopo aver impostato dei field, che sono delle variabili che ricevono dei dati, aggiorna delle variabili diverse sul sito web, crea dei contatori che poi vengono utilizzati per la visualizzazione e aggiorna i grafici. Tutto questo poi può essere consultato dall'applicazione che può essere installata su un sistema operativo mobile oppure online dal sito web. Questo era il nostro progetto, speriamo vi sia piaciuto, grazie mille. Bene, ora se qualcuno vuole vedere il progetto qui presente e funzionante, abbiamo lo stand dietro, siamo lì disponibili un altro po' e grazie mille. Grazie a voi.